7 ottobre 2022, l'organizzazione non governativa russa Memorial è stata insignita del premio Nobel per la pace. Si tratta di un riconoscimento importantissimo per questa organizzazione che da più di 30 anni svolge un ruolo fondamentale in difesa dei diritti civili in Russia e nel tentativo di ricostruire le biografie di persone che sono scomparse durante i terribili anni dello stalinismo. La mia collaborazione con Memorial di San Pietroburgo è cominciata più di 20 anni fa, quando stavo facendo delle ricerche per un libro sul dissenso in Unione Sovietica, e questa collaborazione, diciamo, è cresciuta nel corso degli anni fino a diventare una vera e propria affiliazione, tanto che sono entrato a far parte del comitato scientifico di Memorial di San Pietroburgo. Ci siamo occupati di mettere a posto gli archivi di dissidenti che avevano lasciato centinaia, a volte migliaia di documenti e di libri in eredità al Memorial, e ci siamo anche occupati di organizzare convegni annuali da un titolo evocativo, Il diritto al nome, le biografie del XX secolo. Questi sono convegni che si svolgono ormai da 20 anni e anche il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, dove io lavoro, ha partecipato a questi convegni, è stato coinvolto perché in un'occasione ha pubblicato gli atti di uno di questi convegni e in un'altra occasione ha finanziato la pubblicazione di una raccolta degli articoli ritenuti da noi più rappresentativi dei primi 10 anni di questi convegni. In chiusura vorrei ricordare i nomi di alcuni membri di Memorial di San Pietroburgo che purtroppo non sono più con noi: Veniamin Jofe, che è stato uno dei fondatori, Valery Ronkin, Sergei Khaev, Tatiana Pritikinan, un poeta, Boris Mirkin, e poi vorrei ricordare il nome di Arseniy Raginskij, che è stato a lungo presidente di Memorial di Mosca e che è morto qualche anno fa. Noi a lezione di storia dell'Europa orientale ogni anno, negli ultimi 2 o 3 anni, abbiamo proprio visto un film documentario girato da Lyudmila Gordon, che è una lunghissima intervista a Raginskij, dove lui racconta sia la sua vita. Pensate che è nato all'interno di un gulag, e nello stesso tempo che si intreccia con l'esperienza l'esperienza di Memorial, e quindi diciamo anche in qualche modo è un po' una biografia che racconta anche la biografia di quella Russia sovietica da cui appunto è nato Memorial.